Buongiorno a tutti, bentrovati al nostro TG Meridiano. Apriamo con la cronaca. Un 32enne di origine romena è stato trovato morto in strada a Follonica in provincia di Grosseto nella serata di ieri. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, ma potrebbe essersi trattato di un malore perché sul corpo, almeno secondo quanto emerso da un primo esame, non ci sarebbero segni di violenza. Sul posto, oltre al personale medico del 118, anche i carabinieri, disposta dal magistrato l'autopsia. E voltiamo pagina, sciopero con presidio stamani davanti alla Cinori di Sesto Fiorentino. Caterina Gonnelli. Sciopero con presidio stamani davanti ai cancelli della Richard Ginori di Sesto Fiorentino, dei lavoratori della CFT che si occupano dell'imballaggio, dell'iscatolamento, della, chiamiamola, logistica. Al centro della questione è un cambio di appalti. Dal 1° settembre qua cambierà l'appalto del magazzino, della logistica e delle attività di scatolamento dentro lo stabilimento della Richard Ginori. L'appalto è stato vinto da un'azienda che si chiama Geodis e i primi contatti con questa azienda non sono stati per niente buoni. Ieri abbiamo avuto un primo incontro per definire il cambio d'appalto e loro non solo non si sono presentati all'incontro, ma ci hanno anche comunicato che per loro l'applicazione della clausola sociale prevista nel contratto del merce e la logistica non è attinente a questa situazione. E per questo noi abbiamo indetto una prima giornata di sciopero dei lavoratori che operano in questo appalto con un presidio davanti ai cancelli della Ginori per sollecitare la committente, cioè Richard Ginori, a riconvocare un tavolo e a rimettere insieme le controparti, cioè la CFT che è l'azienda uscente, noi le rappresentanze sindacali, i lavoratori e l'azienda subentrante per definire il cambio d'appalto e far riassumere tutti i 17 lavoratori che operano in questo appalto presso la nuova azienda. Benissimo, allora spieghiamo un po' meglio, allora CFT sta per? CFT è una cooperativa, sta per Cooperativa di Facchinaggio e Trasporto, una grande cooperativa che opera in tutta la Toscana e che aveva questo appalto e oggi dal 1° settembre non lo avrà più, ecco, per scelta del gruppo Kering che ha deciso di assegnare le attività della logistica a Geodis. Di quante persone stiamo parlando? 17 lavoratori in questo appalto che si occupano di scatolamento dei prodotti finiti e di gestione del magazzino dei prodotti. Ci sarà anche un altro sciopero? Noi speriamo di no. Noi speriamo che questa prima azione sia sufficiente per riaprire un tavolo e trovare una soluzione positiva per questi lavoratori. E a Firenze stamani un intervento di edilizia acrobatica per ripulire un argine del fiume Arno vicino al Lungarno Vespucci. Vediamo. Siamo sul Lungarno Vespucci a Firenze, qui vengono fatti degli interventi da parte del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno per ripulire il muraglione d'argine Arno da alberi, erbacce e tutto quello che poi potenzialmente può essere pericoloso, grazie ai cosiddetti lavoratori su corda. Un intervento davvero spettacolare ed acrobatico. Stamattina stiamo dando seguito alla stagione estiva delle manutenzioni, diamo seguito in modo particolare perché attraverso questi lavoratori a corda che si calano lungo i muri riusciamo ad arrivare in posti inaccessibili per levare le erbacce, per levare per esempio, come avete visto, un fico, cioè tutte piante che hanno l'effetto di devastare le murature, e quindi è un lavoro di prevenzione importante. Queste piante vanno controllate, vanno asportate nel caso in cui danneggino le murature. Ovviamente non vi sto a raccontare che costa molto di più rifarle che non prevenire, quindi è un lavoro di prevenzione continuo, e quindi il consorzio non taglia solo l'erba, il consorzio non si occupa solamente di rifare gli argini, ma ha cura in maniera molto capillare anche di queste cose. Naturalmente lo facciamo con i finanziamenti importanti della Regione Toscana, ci tengo a sottolinearlo, e lo facciamo attraverso l'utilizzo di professionisti di straordinario valore e che anche un po' spettacolari come le persone che abbiamo alle nostre spalle, che ringrazio per l'aiuto. Diciamo tecnicamente il lavoro è molto semplice, ovviamente bisogna essere formati per fare questo tipo di intervento perché può essere pericoloso, ma se fatto bene, diciamo, risulta efficace
penso risolutivo, no? Qui cresce di tutto, abbiamo visto capperi, fico. Sì, qui sì, capperi, c'era un fico grandissimo, poi domani bisogna togliere un altro laggiù e qui ci sarebbe da fare tanto volendo, sì. E i cittadini e turisti si fermano a vedere? Sì, cittadini e turisti sì, foto a noi, foto mischiato al ponte, alle chiese, diciamo che si fa, come si può dire, è un qualcosa in più anche per il turismo. Sì. Cambiamo argomento, parliamo di rifiuti. Assigna ha superato il 77% di raccolta differenziata con il nuovo sistema a regime, vediamo. Assigna ha superato il 77% di raccolta differenziata con il nuovo sistema a regime. In calo la produzione del residuo non differenziabile. I dati presentati oggi da Alia e amministrazione comunale evidenziano una crescita di oltre 35% delle raccolte differenziate. Oltre il 35% in più in pochissimi mesi. Quindi un risultato, lo posso dire, entusiasmante. Un risultato di cui devo dire grazie ai vari uffici che su questo hanno lavorato, all'assessore uscente Federico La Placa, ma alla ditta Alia che sicuramente ha fatto tantissimo in questo e che è stata l'artefice proprio organizzativa di ogni elemento positivo di questo risultato, ma soprattutto io voglio ringraziare i cittadini di Signa che hanno saputo in pochissimo tempo cambiare anche le proprie abitudini, accettare pienamente un nuovo percorso. Un percorso che poi ha portato a dei risultati che si stanno già vedendo, ma si vedranno soprattutto nei prossimi anni. Questi risultati sono il frutto di un percorso condiviso che ha organizzato il territorio, composto da circa 18.000 abitanti in due aree con 8.000 cittadini serviti con un porta a porta integrale e gli altri 10.000 che hanno una gestione rifiuti con sistema misto. Tanta progettazione che è andata a calarsi, diciamo, sulle specifiche urbanistiche dei territori, quindi non creando più un sistema, diciamo, fine a se stesso, sistema, diciamo, che riguarda circa 8.000 utenze a raccolta porta a porta, un porta a porta integrale, mentre dove c'è un'urbanizzazione che lo consente di mettere in atto anche quei sistemi di raccolta che vanno a spingere sulla porta a porta per quanto riguarda le frazioni leggere e dall'altra parte invece andare a raccogliere con le attrezzature fisse, che sono appunto le attrezzature stradali, le frazioni un pochino più pesanti che sono il vetro, che sono l'organico e sono la raccolta indifferenziata. Andiamo a Pistoia, sono iniziati da alcuni giorni i lavori di messa a norma del Teatro Manzoni, vediamo. Avrà un costo complessivo di 300.000 euro l'intervento di adeguamento alla normativa antincendio del Teatro Manzoni di Pistoia, già iniziato da alcuni giorni e che proseguirà per tutta l'estate in modo da permettere la riapertura in tempo per l'avvio della nuova stagione a novembre. Nel dettaglio, l'appalto prevede l'adeguamento dell'impianto elettrico del teatro, l'installazione di porte conformi alla normativa antincendio e la verniciatura delle travi di sostegno alla copertura del palco. Nella progettazione è anche compreso il rifacimento del rivestimento delle poltrone della platea. I lavori di messa in sicurezza dovranno concludersi entro novembre per consentire la ripresa della programmazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese. La continuazione dell'attività al Manzoni sarà dunque garantita grazie agli interventi in corso, concentrati in larga parte nel periodo estivo. Quella che stiamo realizzando, spiega il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, è un'opera fondamentale perché garantisce la sicurezza all'interno dell'edificio e permette la continuazione dell'attività culturale e artistica dell'Associazione Teatrale Pistoiese di tutti coloro che utilizzano o frequentano il teatro, compresi bambini che per i saggi o gli spettacoli di fine anno riempiono il Manzoni. Continuiamo dunque il lungo e impegnativo lavoro di messa in sicurezza degli edifici pubblici già intrapreso con le scuole di competenza comunale, conclude il sindaco Tomasi. I lavori appena iniziati al Manzoni ci permetteranno di tenere aperto il teatro della città. Rimaniamo a Pistoia perché c'è attesa per il campionato della bugia alle piastre. Domani sera il primo appuntamento, vediamo.
Il campionato italiano della bucia delle piastre si appresta a celebrare la sua edizione numero 43, che prenderà il via nella piazza principale delle piastre sulla montagna pistoiese alle 19.30 di sabato 3 agosto prossimo, per concludersi con la tradizionale sfida tra i migliori raccontatori bugiardi a partire dalle 16.30 di domenica 4 agosto. Sarà un'edizione extraterrestre, nel senso che il tema della 43esima edizione è la bugia nello spazio, quindi tutto il paese verrà trasformato con cartelli e altre cose che poi invito tutti a scoprire visitando le piastre, e quindi ci si aspettano tante novità e un concorso che va sul classico. Si aprirà sabato 3 agosto con le bugie show, appuntamento in cui vengono premiati i vincitori della sezione grafica e letteraria, e più ci saranno tanti ospiti in una sorta di spettacolo, anzi in un vero e proprio spettacolo. E poi il 4 agosto la tradizione con il campionato italiano della bugia, con due ospiti d'onore che si riceveranno la laurea di bugia dell'onore. Uno incarna un po' la tradizione toscana, che è Sergio Forconi, l'altro la parte un po' più innovativa e moderna, che sono ragazzi giornalisti di Lercio.it. E poi ovviamente grande spazio ai concorrenti, che si daranno battaglia. Abbiamo già un po' di iscritti, circa una quindicina, c'è spazio per altri 5-6 concorrenti per chi volesse, provenienti, la cosa più bella, da tutta Italia. Ci sono persone che vengono dal Piemonte, dal Friuli, dall'Emilia Romagna, dal Lazio, insomma le piastre per un giorno si candida a essere la vera capitale della bugia mondiale, direi. Le sezioni ovviamente sono tante. Le sezioni sono, oltre alla tradizionale, quella verbale, ci sono la sezione grafica, che è diventata internazionale, con 300 disegnatori che hanno mandato le loro opere da tutto il mondo, dall'Australia, l'Uruguay, Stati Uniti, Nigeria, ovviamente tutta l'Europa. Tra l'altro tutti i disegni saranno affissi per le vie del paese, è una bellissima mostra che invito tutti a visitare dal 1 agosto fino al 30 agosto. E la sezione letteraria con più di 80 scrittori che hanno provato a raccontare la propria bugia. Lì il vincitore lo deciderà lo scrittore Sandro Veronesi. Per il territorio collinare montano è la 43esima edizione del campionato della bugia, quindi un evento da non perdere, quest'anno ancora più amplificato con eventi diffusi e quindi pre-campionato della bugia, quindi si parte da mercoledì 31 luglio con varie attività. Quindi bene, un ringraziamento agli organizzatori che tutti gli anni con veramente dedizione e grande sacrificio riescono a portare centinaia e centinaia di persone a presentare le loro bugie e migliaia di persone invece nel nostro territorio montano. È tutto, grazie per essere stati con noi. L'informazione di Toscana TV torna stasera alle 19:00.